quello che accoglie Artemide in Toscana è un paesaggio piuttosto inusuale per la caccia, abituata a muovere i suoi passi soprattutto tra campagne, colline e montagne. È il mare invece il vero protagonista, insieme ai panorami mozzafiato del promontorio di Piombino, dove, a proposito di tradizioni venatorie, si svolge la caccia al colombaccio. Questo migratore, compiendo rotte ormai consuete, rende possibile una caccia tradizionale, dai tanti aspetti peculiari, tra i quali spicca senz'altro la realizzazione dei caratteristici appostamenti, costruiti sulla cima degli alberi, dai quali i cacciatori attendono il passaggio dei colombacci, che poi attirano con un complesso gioco di piccioni ammaestrati. Un gioco che deve essere gestito con maestria e che dimostra le migliori capacità del cacciatore. E qui, nelle vicinanze di Popolonia, sopra il Golfo di Baratti, c'è poi il valore aggiunto di un panorama senza eguali, che al termine della caccia può finalmente essere esplorato. Così, accanto alla spiaggia e alla pineta di Baratti, vanno ad accostarsi la Rocca di Popolonia e il suo piccolo borgo, e poi, facendo qualche chilometro, lo splendido centro di Piombino, che trasuda storia e cultura marinaresca ad ogni angolo e che conquista con la sua splendida piazza a picco sul mare. E infine non rimane che compiere un piccolo viaggio nel tempo, tornando a Populonia, per incontrare la cultura etrusca nella affascinante necropoli di Baratti e quella romana nell'acropoli di Populonia. Un viaggio che Artemide vi propone tra storia e natura, per conoscere una terra dove la passione per la caccia si confonde tra le suggestioni dell'arte, della cultura, del buon cibo e di gente ospitale ed accogliente.